La bottarga, io la adoro, che sia di tonno, che sia di muggine. Avete 10 minuti per ricettarla e quindi 30 secondi adesso per prendere tutti gli ingredienti che non siano l'acqua che già sta bollendo e la bottarga. Pronti? Via! La bottarga, uova di muggine salate e seccate al sole. Allora, 450 g di chicche di patate, gli gnocchetti, 2 zucchine, 250 g di gamberi già sgusciati, uno scalogno, olio, un peperoncino e bottarga di muggine a volontà. Stop! Spaghetta, capellini, mezze maniche. Via, 10 minuti. Quale usi di bottarga? Di tonno. Tonno. Oh! Bottarga. Bravo, di tonno. Butta, e che ci fai? Capellini con pochi ingredienti hai preso? Sì, con le verdure caramellate allo zucchero di canna. Riccardo? Come si sente? Verdure caramellate allo zucchero di canna con bottarga per i capellini. Mentre ma... Daniele ci prepara? Mezze maniche con carciofi tagliati a lamelle e bottarga grattugiata. Di muggine o di tonno? Di muggine. Di muggine. Tu dovresti essere un po' avvantaggiato su questo campo perché lui è figlio di un pescatore. La passione della cucina gli è venuta a pescare. Pensa che fortuna per uno che ama la cucina. Papà, che hai preso? Ho preso una sciabola. Va bene. Sì. Tac. Raccontami qualche aneddoto, tipo di piatti fatti in barca proprio. Ah, un pesce spada, cartoggio. Ah, proprio anche per pesci grandi, sì, così? Sì. Ma che tipo di pesca fa? Reti? No, palangaro. Ah. La dai tu? Quindi lasciamo gli ami? Sì. Spieghiamo a casa, io ho una passione per la pesca, si lasciano due pesi morti che fanno il capo e la fine, sì, di, di un lungo cavo che tiene tanti ami, si mette l'esca, si lasciano e lasci la sera e tiri sulla mattina o viceversa? Sì, li molliamo pomeriggio, l'indomani mattina andiamo a tirare. Poi prendi una parte, tiri su. E questa passione scatenata, anzi, in barca dalla vista di pesce fresco, l'ha portato all'istituto alberghiero di Villa San Giovanni, l'Ipser. Salutiamo tutti i professori. Che saluto tutti, sì, tutti che i professori. La media, lo facevo sempre. In particolare la mia professoressa Malavenda, di cucina. Che è quella con cui è meno... Ah no, di cucina allora. Di cucina, sì. Allora... Vedo una D e una M tatuata. Sì. Io sono anche appassionato di tatuaggi. Sì. La D posso capire, la M? Il mio amore, che manda un bacio. Ecco, bravo, fai promozione. Sì. Che si chiama? Maria Rosa, ma gli amici la chiamano... Faccio vedere il tatuaggio. Bello! Ma gli amici la chiamano? Mari. Aspetta che vi tiro fuori una cosa che purtroppo il taglio di capelli di Chiara Masi copre, perché anche la Chiara, che hai scritto? Messi. Il soprannome, sì. Bellissimo. Perché posto. Spesso non se lo ricorda, allora si mette uno specchio per guardare. Per ricordare allora, il nome. E poi vedremo quello di Riccardo che ci ha scritto contaci. Fiammetta I love you. Certo, però non posso dire. Nascosto. Allora, qua invece, mentre caramelliamo le verdure che hai grattugiato, sì. Si fa prima? Sì. Che fai? Ah, pensavo che tu li spezzassi, ma no, hai preso un colpo. No. Non sapevo se la pentola portava lo spaghetto lungo, il cappelletto lungo. Lui in barca ha detto voglio fare il cuoco. Tu l'hobby della cucina? Perché io mangio, mangio tanto. Perché tu sei un'esperta in divanoterapia. Sì. Spiegaci. Io odio fare sport. Ok. Quindi odio le palestre. Sì. Il mio sport preferito è utilizzare la mandibola e mangiare sul divano. Quindi io... Allora, purtroppo... Ci piace. Fanno gli applausi anche in camera. C'è coscienza, ma che gli vuoi dire? È la coscienza. Cosa io ho la bocca della cernia. Non so cosa farci. Ringrazio. Che tra l'altro è un pesce preferito di Riccardo. E vabbè, quindi tu mangi sul divano, ma c'è qualcuno che mangia in sala, qualcuno per cui cucini? Mio marito. Che si chiama? Stefano. Stefano, 26 dicembre. Ok. Che l'hai conquistato come? Allora, l'ho conquistato a tavola. E poi gli ha fatto un regalo che gli è piaciuto un sacco. Senti, questa è bella, senti questa Riccardo.
No. Ha regalato una affettatrice per tacchino. Ma veramente? Sì. Ma è sì, buona idea. Perché io lavoro sempre fuori, altrettanto lui, e quando arriviamo a casa la sera e siamo in emergenza, metti l'affettatrice sul divano. Il tacchino da tagliare con la nostra bella affettatrice. Abbiamo adottato un tacchino, infatti. Ah, ma chi non c'ha una tacchinella o un maialino dentro casa? Taci, Simo. Allora, la mia ricetta è semplicissima. Si parte con un fondo di scaloni, olio, va fatto stufare dolcemente con il peperoncino. Due minuti dopo il peperoncino si toglie. Si grattugiano le zucchine all'interno oppure si tagliano a julienne se avete un po' di manualità. Si fanno saltare per un minuto, sale, pepe e un po' di acqua di cottura degli gnocchetti. Li scolate all'interno quando sono ancora un po' al dente, perché devono poi glassarsi dal fondo di cottura preparato e la bottarga di muggine grattugiata, che crea comunque pastosità. Fine. Li servite lasciandoli belli cremosi e poi ancora sopra bottarga. Se siete amanti del genere, anche a scaglie. Vi vedo concentrati, quindi sto qua fra i miei tre giurati. Allora, Chiara. Sì, sulla bottarga. Sì, perché è un classico di quei prodotti di nicchia italiani. Però utilizzato. Però utilizzato. Sì. Tipo... utilizzato magari anche per dare quel tocco in più ad un piatto normale, ad esempio... Lui la sta facendo con i carciofi, io ho una ricetta sul blog con carciofi, uva e poi una spolverata di bottarga di muggine sopra e io avevo fatto dei malloreddus, quindi per rimanere bottarga di muggine, quindi per rimanere in Sardegna. Sardegna, ma sì, c'è tanta però... frutta su sto blog? C'è ma non tanta... è che c'è tanta frutta, sì, molte volte se no la bottarga la unisce al limone, comunque frutta. Come sta facendo? Sì, con gli agrumi ad esempio ci sono tantissime ricette di risotti agli agrumi con la bottarga. Molto bene. Uno spaghettino alle vongole con bottarga. Anche, semplicissimo, sì. Tanto ti la piace bottarga, bottarga dà quel sapore. Molto. Ma molto. Nella pasta o tipo a scaglie col pane e il burro? Nella pasta. Una pasta con lo spaghetto bello irto, cotto molto bene, fatto da un grande chef. Velocemente ordinarlo proprio per telefono. Sto arrivando al parcheggio e devono buttare la pasta. Ma in casa? In casa? No, in casa, te l'ho detto, la compri all'aeroporto di Olbia e poi rimane lì un anno, la bottarga quella da grattugiare, Roma, quella secca in polvere non si compra mai. No, l'aeroporto di Olbia è più buona d'Italia, ci non te la fa. Qualche aeroporto dove hai mangiato uno spaghetto alla bottarga buona? No, la vendono. Tu fai la carta d'imbarco, poi che faccio? Vai al coso, la prendi al banco frigo e te la porti a Roma. A casa mia io ti aspetto e ti apro la porta, tu ci dopo, ne metto una corrente e me la fai. Vabbè, ok? Fiammetta. Allora, c'è un vecchio detto che però secondo me è sempre interessante, soprattutto per le grandi bottarghe, ma anche quelle piccole, le quali dice che tu il primo taglio della tua bottarga intera lo devi dare in un giorno in cui c'è vento molto secco di tramontana, perché così non entra l'umido e la bottarga non si inumidisce. Ma Fiammetta, questo magari abitando in una capanna? No, te lo dico, sai sì, perché? Perché se uno sta... che sta in cucina, ah, ma come si sta bene oggi, apri la finestra del tramontana, prendi la bottarga, capisci che è proprio una costruzione. Ma, scusa, no? Vogliamo spiegare che sì, è così e che no, c'è anche certo, un ritorno alla natura, per cui queste cose sono molto affascinanti e oltretutto son vere. Sì. Allora facciamo così, oggi tira tramontana, andiamo in campagna, così tira tramontana, ci prende la tramontana al primo taglio, poi torniamo a casa. Hai capito perché solo il primo taglio mi ha dato lì, poi la mangi dopo un anno. Vabbè, comunque no, è molto bella questa. Io ho una cosa che fa di stagione, la stagione unica. Senti. Si chiama sottovuoto. Sì. Sì. Bottarga, lime, scorza di limone per zest, condire. Zest. Ho imparato. Così. Good. Lì niente pecorina a pioggia, no, Riccardo, no, mi raccomando. Allora, Daniele sta impiattando dei carciofi croccanti come decorazione, mentre gli altri sono in un'altra padella dove c'è vento, sugosità fatta con pomodorini, bottarga. Cosa è Riccardo? Sì? Cosa stai facendo? Niente, ci ho messo, simulavo una tramontana in studio. Ok. Non vorrei che questa bottarga non sia stata tagliata. L'ho fatto io. Un giorno di scirocco. Tre perché giorni fa quando ho detto l'ho tagliata. Buono. Allora, mancano 30 secondi. Comunque Fiammetta ci tira fuori delle cose che nessuno potrebbe sapere. Io non so dove le pesca lei, anni e anni di critiche e articoli. Beh, a Biarritz. Noi impariamo sempre. È stata portata a Biarritz. No, Biarritz, la bottarga. No, sto Biarritz. Sicilia, Sardegna. Sicilia, Sardegna. Allora, capellino con verdure
caramellate, molto semplice, quindi un piatto piuttosto povero con poi lo zing, come dice Fiammetta, appunto, della bottarga. Mentre qua abbiamo fatto con uno spicchio d'aglio saltare i carciofi già sbollentati, pomodorino, bottarga, profumo di limone e la mezza manica che avvolge il tutto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! In tempo perfetto entrambi. Metti qua. Muggine per Daniele. Tonno.